Buongiorno bellezze, dopo due video dedicati al mondo dei ragazzi e degli outfit per piacere a un ragazzo e poi nello specifico a San Valentino, oggi corro ancora in vostro aiuto dopo tantissime domande che mi avete fatto con una domanda specificissima. Esiste la parola specificissima? Vabbè, oggi vedremo insieme come vestirsi al primo appuntamento. Prima ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un commento qui sotto e anche un like e anche... Vabbè, fate quello che volete. Sigla! Prima idea look, super classica, super semplice, che non può che piacere. Non può che non piacere, insomma, gli piacerete sicuramente. Un paio di classici jeans, magari i vostri preferiti, in modo che possiate sentirvi a vostro agio. Una t-shirt classica, magari completamente bianco oppure con una scritta carina che potrebbe essere un motivo di conversazione e un classico blazer o coat in base comunque alla stagione e al vostro modo di vestire. Un tubino nero, se il vostro primo appuntamento sarà in un ristorante magari super carino, super raffinato e non sapete davvero cosa indossare, il tubino nero è sempre comunque dovunque la scelta migliore. Scegliete la forma in base alla vostra forma del corpo. Argomento scarpe. Qui si fa difficile. Infatti, molte di noi pensano che gli uomini siano innamorati del mondo delle scarpe, amino le scarpe solo altissimissime, eccetera, eccetera. In realtà, la maggior parte degli uomini non frega niente. Magari pone attenzione all'argomento perché voi li amate e loro amano voi, oppure gli serve qualcosa e devono sembrare più carini del solito. By the way, per quanto riguarda le scarpe del primo appuntamento, il mio consiglio è quello di indossarne un paio che avete già indossato e che sapete non vi causeranno problemi come per esempio troppo piccole, vesciche, eccetera, eccetera, e non troppo alte. Se siete delle tipe rock o comunque non troppo classiche, fuori dal normale, optate per un paio di leggings anche in ecopelle rispetto magari alla stagione, decidete voi in base al trend del momento, una t-shirt con una scritta che adorate e un chiodo in pelle nera. Andrete sul sicuro. Make-up, ve l'ho ripetuto nei video precedenti e continuo sempre, comunque, dovunque ripeterlo, enfatizzate gli occhi e non esagerate con i colori. Questo verrà sicuramente apprezzato. Argomento accessori, nello specifico le borse. Quale borsa scegliere per il primo appuntamento? Il consiglio è quello di scegliere una borsa classica, magari quella che utilizzate tutti i giorni, e media se è il giorno, piccola se è di sera. Ultimo, ma non per importanza, ricordati che sei fantastica, sei alla sua altezza e soprattutto ricordati di sorridere sempre. Il video di oggi finisce qui, spero di esservi stata utile, spero che questi consigli su come vestirsi per il primo appuntamento vi siano utili, anche se io devo dire non sono molto ferrata sulla cosa perché il mio primo appuntamento è stato a 15 anni e da allora non ne ho più avuti perché sono sempre rimasta con Yuri, ma questa è un'altra storia. Alla prossima!